sono qui per la legge, o meglio, noi siamo la scorta. Proteggo un uomo importante, gli apro e chiudo la porta. Questo mestiere mi ha scelto, almeno un lavoro sicuro, perché ho una moglie ed un figlio. E infine chiederei di delinearci alcune strategie che a suo giudizio possano arginare entrambi questi fenomeni. Risponderò subito alle prime due domande spiegandole poi con due affermazioni perentorie. Cos'è cambiato nella corruzione? Credo nulla, forse c'è stato qualche peggioramento. Cos'è cambiato nella lotta alla corruzione? Quasi tutto, nel senso che è molto più difficile farla. Che collegamento c'è tra la corruzione e il crimine organizzato? Sono due facce della stessa medaglia. Adesso provo a spiegare. Per prima cosa vi devo spiegare che cos'è la corruzione, non dal punto di vista delle definizioni giuridiche. Faccio prima raccontarvi tre storie che mi sono capitate nella mia vita professionale, che rendono chiaro che non si è quasi mai in presenza di un singolo funzionario che prende una singola mazzetta. La corruzione ha due caratteristiche: è diffusiva ed è seriale e dà vita a sistemi criminali. Allora, prima storia. Quando ero un giovanissimo giudice istruttore al Tribunale di Vigevano, venne chiuso l'ufficio IVA di Pavia, nel senso che vennero arrestati 29 impiegati su 30 che componevano quell'ufficio. Il 30° fu prosciolto per insufficienza di prove. Cos'era capitato? Tre verificatori di quell'ufficio erano andati a fare un controllo a un orefice di Mortara, una cittadina di 10.000 abitanti nel circondario di Vigevano, e avevano chiesto all'orefice 5 milioni di lire, che all'epoca, parlo del 1978, era una somma cospicua, e un orologio d'oro per il loro capo. L'orefice era andato dai carabinieri, i carabinieri l'avevano portato dal procuratore della Repubblica, il quale gli aveva detto: lei ci dia i numeri di serie delle banconote e paghi, fuori dal suo negozio ci saranno i carabinieri. Quando questi tre funzionari sono usciti, i carabinieri li hanno perquisiti, li hanno trovati in possesso del denaro, i numeri di serie corrispondevano al loro elenco, e li hanno arrestati. Il procuratore della Repubblica era uno molto sveglio e ha notato subito un particolare, e cioè che quei tre funzionari per la prima volta erano in servizio insieme, ma che normalmente facevano verifiche ciascuno con altri due. E allora, quando li ha interrogati, gli ha detto: se voi altri la prima volta che uscite tutti e tre insieme fate una roba così, vuol dire che la fate sempre, perché sennò ognuno avrebbe dovuto aver paura degli altri due. E siccome questi erano stati arrestati in flagranza, temevano un giudizio direttissimo con esemplare condanna, decisero di collaborare e quindi raccontarono tutte le altre che avevano combinato, chiamando in corretta a quelli con cui andavano di solito in pattuglia. Per cui i tre arrestati diventarono 9, i 9 diventarono 27 e l'ufficio IVA venne chiuso, misero il cartello, chiuso per arresti. Io andai a interrogare il mio primo imputato di corruzione. Era un giovane funzionario che aveva già confessato al procuratore della Repubblica di aver ricevuto denaro in quattro occasioni. La prima volta diceva di aver ricevuto 250.000 lire dal suo capo ufficio. Io mi ero segnato su un foglio tutte le domande da fargli, perché il compito del giudice istruttore, figura che adesso non c'è più, era quella di approfondire l'istruttoria, e non avevo mai visto un corrotto in vita mia. Io me li immaginavo come visitors con la lingua verde che viene fuori. Quando le guardie mi hanno portato questo imputato, sono rimasto colpito dalla sua assoluta normalità. Era uno come me. Io all'epoca avevo 28 anni, questo ne aveva 27. Avrebbe potuto essere un mio compagno di università o un mio compagno di serata in discoteca. E allora, colpito da questa normalità, mi svia il mio foglio e l'unica domanda che riuscì a fargli fu: ma come fa un ragazzo di 27 anni a vendersi per 250.000 lire? E costui mi diede questa risposta agghiacciante. Mi disse: lei non può capire, perché lei fa parte di un mondo dove queste scelte sono individuali, essere onesto o disonesto dipende da lei. Io dopo 15 giorni che sono arrivato lì ho capito che tutti prendevano i soldi, tutti, e ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di uno onesto, perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Allora, le 250, io una volta ho fatto uno studio con un professore dell'Università del Piemonte Orientale su un dato, e cioè abbiamo messo a confronto gli andamenti del PIL
del prodotto interno lordo con le indagini giudiziarie. Abbiamo scoperto una cosa curiosa, c'è una correlazione. Quando il PIL crolla, le indagini giudiziarie hanno successo. Ora, con questo io non mi voglio augurare un'altra crisi economica, ma abbiamo provato a chiederci perché, cioè che cosa succede mai, perché quando c'è una recessione grave le indagini hanno successo? La risposta è: la gente è incazzata. Quando c'è la recessione la gente è incazzata. Primo, non crede più alle balle che i politici li ammaniscono. Non è più facile convincerli che ci sono alcuni magistrati scriteriati che stanno gettando fango sul paese, che altrimenti funzionerebbe benissimo. La gente ha ben chiaro, tra le altre cose, che probabilmente la recessione c'è anche perché tutti rubano massicciamente. Secondo, in ragione della impossibilità di convincere la gente di queste cose, c'è una minore capacità di reazione della classe politica alle indagini, quindi non possono fare leggi che sono porcherie. E perché vedete, e questo è il punto fondamentale su cui chiudo, voi non dovete credere che le vostre opinioni non contino. Se la gente si indigna, i politici sono obbligati a tenerne conto, ma non obbligati da questioni giuridiche, sono obbligati perché sennò vengono spazzati via. Pensate un po' che il cosiddetto Parlamento degli Inquisiti, quello tra il 92 e il 94, che fu quello che aveva il maggior numero di parlamentari sottoposti al procedimento penale nella storia della Repubblica, fu quello che abolì l'autorizzazione a procedere. Allora, o questi qui, per usare la metafora di Veltri, volevano suicidarsi, furono costretti perché l'opinione pubblica era in collera e temevano che esplodesse questa collera. Allora la cura per salvare questo paese c'è, ed è che i suoi abitanti non perdano la capacità di indignarsi. Grazie. Cercando da vivo per allontanare ad esempio le infiltrazioni mafiose dall'economia gelese e ancora di più a coinvolgere emotivamente la società civile di Gela in questo progetto di rinnovamento culturale fondato sul rifiuto della... Ma lei ci crede che la mafia sarà sconfitta? E io rispondo sempre sì, ci credo. Cioè penso che la mafia sarà sconfitta. Perché non posso pensare che il bene possa essere sconfitto dal male. Però io dico di più, vado oltre, che io dico che direi che la questione è che la mafia sarà sicuramente sconfitta anche se io non ci credessi, lo direi. Perché guardate, noi abbiamo fatto stasera delle analisi economiche, politiche, sociali, giuridiche, legali, attorno a una questione fondamentale che riguarda proprio la legalità, eccetera. Però c'è una cosa ancora più di fondo che va fatta, che è la scelta dei valori. Come stai nella società? Qual è il ruolo scelto? Da che parte stai? E allora... su questo fronte non si può cedere, per cui la lotta contro la mafia è una battaglia di dignità, la lotta è una battaglia di libertà, la lotta contro la corruzione, contro la degenerazione, è una lotta per l'eguaglianza vera, per non rendere vane poi le affermazioni che sono nella Costituzione, nelle affermazioni e nei progetti politici in cui molti di noi credono a volte, che però vanno vissuti veramente. Per cui io questo così concludo, che per me la mafia sarà sicuramente sconfitta e sono sicuro che sarà sconfitta. Storico. Il problema non è soltanto di buttare in carcere i mafiosi, ma fare in modo che non ne nascano più, fare in modo che la cultura della legalità sia una cultura vera. Cioè, ma che società è quella che stiamo costruendo? Ma io ve lo chiedo questo con molta brutalità, cioè una società, guardate, io dico dalle cose più semplici, pensionato che va alla posta e deve essere rapinato, la famiglia che va in vacanza e non trova l'appartamento, e trova l'appartamento sbadeggiato, poi
ti apre un'attività e paghi il pizzo, eccetera, eccetera, la droga. Noi pensiamo, questo non per esasperare i termini di una questione di ordine sociale, eccetera, no, perché la questione non è soltanto quella delle misure di polizia o meno che adopera, che ci vogliono, di un rafforzamento anche degli apparati repressivi, di controllo, eccetera, tenuto conto che questo paese è caratterizzato dall'impunità a volte e dall'assenza totale di certezza della pena. Però accanto a questo c'è da smuovere tutto, e sono l'economia, il modo di fare politica, il modo, ci vuole una rivoluzione non violenta, ecco, una rivoluzione, questa parola bellissima che nessuno cita più, non violenta, democratica, ma ci vuole una bella rivoluzione, cioè un cambiamento totale del modo di pensare, di ragionare, di governare, di agire, e credo che a questo dobbiamo contribuire tutti quanti, non c'è una delega. I politici. Grazie, cercherò di essere il più sintetico possibile. Noi ci troviamo in una situazione di impasse che ha come centro i partiti politici. Vedete, siamo abituati a pensare, sbagliando, che gli eletti siano scelti dagli elettori. Non è così. Gli eletti sono scelti da chi fa le liste elettorali, quindi dai partiti. E all'interno dei partiti da chi ne ha il controllo. Ora, a parte i casi di partiti personali, di norma ha il controllo del partito chi vince il congresso, cioè chi ha il maggior numero di voti degli iscritti. Il che andrebbe benissimo se le tessere non fossero inventate. Uno dei partiti dell'attuale maggioranza in molte città aveva più iscritti che voti. Ora, o ha scontentato così tanto i suoi iscritti che neanche quelli l'hanno votato, o se no è inverosimile, vuol dire che hanno tessere false. Quando venne arrestato Mario Chiesa e si diede la stura a quella vicenda che è stata chiamata Mani Pulite, lui, questo ci raccontò che con i soldi delle tangenti teneva aperta una sezione del Partito Socialista, pagava tutto lui, le tessere, l'affitto dei locali, la pulizia, e anche le comparse quando c'erano i congressi. Perché poi se hai 50 iscritti qualche volta li devi far vedere. E allora si portava, organizzava una gita col pullman e portava 50 persone a spese sue al congresso e poi a vedere altre cose. 10 anni dopo venne arrestato il direttore generale delle Molinette, il quale diceva che con i soldi delle tangenti pagava, il Molinette, il principale ospedale di Torino, pagava 800 tessere l'anno del suo partito perché voleva diventare assessore regionale della sanità e in prospettiva sottosegretario della sanità. E quindi doveva far vedere di avere un seguito. Allora, contando su una passività dell'elettorato, e questa è una delle cose su cui i cittadini possono attivarsi, è chiaro che se io candido uno in un posto dove sono sicuro che viene eletto, quello verrà eletto. Se lo candido in un posto dove sono sicuro che non verrà eletto, non verrà eletto. Vedete, dalla brutalità di Giuliano Ferrara c'è sempre da imparare, perché dice delle cose terribili, secondo me lui è privo di qualunque senso etico, e quindi dice delle cose talmente terribili che quando uno si calma dopo averle sentite e ci riflette, dice, beh, però tutto sommato c'è del vero nell'analisi. Dunque, cosa era successo? Quando ci furono le elezioni del 96, il capogruppo uscente, capogruppo di Forza Italia, quindi non un parlamentare qualsiasi, il deputato più importante di quel partito, non venne ricandidato nel collegio Milano 4, venendo cancellato dalle liste da un giorno all'altro, 2 giorni prima della chiusura delle liste elettorali, perché la donna con cui aveva una relazione affettiva aveva reso dichiarazione all'autorità giudiziaria, questo a proposito di mentalità mafiosa, reso dichiarazione, era Stefania Ariosto, aveva reso dichiarazione all'autorità giudiziaria via il suo fidanzato dalle liste elettorali. Allora un giornalista intervistò Giuliano Ferrara e gli disse, ma lei non pensa che cambiare il candidato del collegio Milano 4 a pochi giorni dalla chiusura delle liste elettorali possa far perdere voti? La risposta di Giuliano Ferrara fu la seguente: nel collegio Milano 4 non eleggerebbero solo Dotti, ma anche il cane di Dotti. Vi risparmio il nome di chi hanno eletto. Ma guardate che il cane di Dotti è la versione moderna del cavallo di Caligola. Io mando in Parlamento chi voglio. Allora, qui il problema è che questa storia qui, per farla finire, bisogna dare una regolamentazione giuridica ai partiti, almeno la stessa che hanno le società. Perché non è possibile che questi amministrino somme ingenti che ricevono dallo Stato come rimborsi spese elettorali, facciano le liste elettorali, quindi determinino gli eletti, determinino la politica nazionale inventandosi le tessere. Questo è un attentato gravissimo alla democrazia. Oltretutto mette all'angolo i politici per bene e seleziona ladri. Perché?
perché per avere le tessere inventate le devo pagare e le compro con i soldi delle tangenti. Più rubo, più ho voti, più ho voti, più ho potere nel partito, più ho potere nel partito, più ho eletti, più ho eletti, più rubo. In un circolo vizioso infernale che va